Un investimento di oltre 3 milioni in interventi per rendere più sicure e scorrevoli le strade del Friuli occidentale in diversi punti critici. E il piano viabilità varato dalla provincia di Pordenone tramite diverse delibere approvate in queste settimane e che comprende diverse opere sui 660 km di rete stradale di sua competenza. Ad illustrare le opere già appaltate e quindi immediatamente cantierabili è l'assessore Antonio Consorti. Oggi gli spazi finanziari ci permettono di mettere in cantiere, quindi in esecuzione, la rotonda delle cinque strade, la rotonda dei Templari, l'intervento attraverso la sistemazione dell'incrocio con una rotatoria presso la zona industriale di Aviano, poi interventi legati alla manutenzione sia per quanto riguarda il manto stradale sia per quanto riguarda le barriere, poi interventi di manutenzione anche sui guadi, sia quello di Murlis che quello di Cordenons. Una serie di opere di primaria importanza che erano state frenate dal patto di stabilità e che oggi possono finalmente essere annoverate all'interno di un bilancio semidefinitivo di fine legislatura. 133 milioni impiegati per nuove rotonde, circonvallazioni, piste ciclabili, sistemazioni strutturali e manutenzioni. Il tutto con un occhio attento non solo alle grandi opere, ma anche agli interventi di ordinaria necessità nelle zone montane, come illustra il presidente Alessandro Ciriani. Credo che il bilancio finale sulla gestione della viabilità da parte della provincia sia un bilancio estremamente positivo. Abbiamo messo tutto l'impegno possibile per gestire al meglio i 650 km di strade provinciali. L'abbiamo fatto garantendo manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione di nuove opere viarie per dare risposta alla sicurezza dei cittadini, per consentire loro di circolare in maniera più agevole e anche per dare risposte alle imprese. Su tutto lo abbiamo fatto in maniera economicamente intelligente, e cioè i costi di gestione delle nostre strade e i costi di gestione del personale della provincia sono molto molto inferiori ai costi per esempio di gestione delle strade regionali. Questo fa pensare su riforme sciocche che vorrebbero portarci via un gioiello come la progettazione, la gestione del trasporto, la gestione della viabilità dalla provincia verso la regione, che comporterà un aumento dei costi e un peggioramento dei servizi, perché basta vedere la qualità delle nostre strade e la qualità delle strade gestite dalla regione.